Ciao da Slow Food on Film, Festival Internazionale di Cinema e Cibo. Abbiamo chiesto agli avventori del festival. Cosa ti piacerebbe mangiare davanti a un film al cinema? La pizza di Altero. Che mi porterei? Delle mandorle? Una banana. Patatine fritte fatte in casa? Crescenta, tigelle. Dei tarallucci di quelli lì pugliesi, porca miseria perché sono pugliesi. Farinata. Ah, del formaggio della montagna. Speck e basta. Dei pistacchi mi porterei, sono buoni, dei pistacchi. Panino con lampredotto, buonissimo. Io la sardinaia ligure, tagliata a pezzettini piccoli con uno stuzzichino per non sporcarsi le mani. Degli spaghetti cacio e pepe, saltati in padella. Ma io direi sushi. Una cosa non rumorosa perché mi dà molto fastidio quando gli altri sgranocchiano, poi io stessa se sgranocchio comunque non riuscirei a sentire. Io mi porterei i brustolini. Pasta al ragù. Ma per esempio delle polpettine così, sì. Pollo fritto. Anche una fiorentina, però l'importante è non disturbare gli altri spettatori, la fruizione del film. I would only eat popcorn. Nothing else. Poi ci sono tante altre cose, ma non si può portare tutto una carretta dentro il cinema, allora ci si accontenta. Qual è stata la più grande abbuffata di film della tua vita? Le più grandi abbuffate di film, quando ero all'università e passavo le giornate in cineteca nell'ex sede. C'è una domanda di riserva. E entravo alle 15 solitamente e uscivo a mezzanotte perché guardavo tutti i film della giornata. Per questo mi sono laureata molto tardi, in effetti. Sono stato al Festival di Venezia. Quando avevo 7 anni mi sono visto per 6 volte di fila Biancaneve e i 7 nani al cinema. Festival di Torino. Non so, ai vari festival qui o alla Berlinale, non so. Al Festival di Roma. Qui a Slow Food quest'anno. Visto, sì... una buffata di film, documentari, sì, li sto vedendo tutti. Al Festival di Buenos Aires. Una serie di film di Blues Brothers. Beh, dura 2 ore, più 2 ore, più 2 ore, tutta la serie. Festival di Montevideo. Credo la maratona Gore Stellari, credo, non so sicuro. Festival di Punta dell'Est. Al Festival di Lisbona di 4 anni fa, in cui in un solo giorno ho visto più di 10 film. Ricordo con piacere questa scorpacciata giornaliera di film. Festival di Venezia, mi capita di vedere 6 o 7 film al giorno e sperando che ogni tanto ce ne sia uno brutto perché così puoi anche dormire. Ma credo che sia stato al Festival di Bergamo, credo di essere stato lì tutto il pomeriggio a vedere dei film. Il Festival del Cinema, del cinema ritrovato. Ah, quando ci si abbuffa è difficile ricordare qualcosa, onestamente, sai? Ci si alza sazi. Abbuffata di film, credo da quando ho cominciato l'università, perché abbiamo fatto il corto in bra, che era sempre collegato con Slow Food on Film. Tutti i Cronenberg visti uno dietro l'altro. Abbiamo visto tanti film di Tognazzi una volta, tra cui anche La Grande Abbuffata, mi viene in mente anche questo. E... quando c'era si entrava gratuitamente al cinema per la festa delle matricole, quindi 4 film consecutivi dalle 3 del pomeriggio fino a mezzanotte più o meno. Nouvelle Vague, anche francesi, me ne sono visti 8-9 di fila e quindi... Ho fatto la maratona di Kill Bill. Questa che ho fatto ieri, Mondovino, è bellissimo. È un po' mi vergogno, ma devo dire la verità. Signore degli Anelli. Signore degli Anelli. Io non mi abbuffo di film, perché è come mangiare tanto cibo, poi si sta male. Qual è il film più gustoso che hai visto nella tua vita? It's called Butch Cassidy and the Sundance Kid with Robert Redford and Paul Newman. Ci sono stati pochi film dove al centro proprio c'era la grigliata, capito? Di solito c'è più come l'acqua per il cioccolato, come il pistacchio di Bronte per il lampredotto di Firenze. Invece io voglio un bue squartato e una mezzena alla griglia, ecco. Bisogna andare in Sardegna a farlo fare ai sardi. La Grande Abbuffata, naturalmente. La Grande Abbuffata. La Grande Abbuffata. Ma Planet Terror, perché è pieno di sangue, non lo so, ho come sentito proprio il sapore del sangue in bocca, ecco. Tante reminiscenze giovanili, Fragole e Sangue. Allora, un film francese giù al nord, che me lo sono proprio gustato molto, mi ha divertito. Amarcord. E La Strada di Fellini. Il Senso della Vita. Cioè quello di Adriano Celentano dove mangia coi piatti vuoti.
però ti spiego come mangia, è fortissimo, cioè. Complimenti. Tu invece? Sì. La buffata. La buffata. Da Slow Food, un film, tutto. Ciao!